Il comune di Bozzole, in collaborazione con la Proloco, organizza per sabato 17 maggio, nella piazza del municipio, a partire dalle ore 20, una amatriciana in piazza. Si tratta di una cena di solidarietà dal costo di 10 euro, il cui ricavato andrà interamente alle popolazioni che sono state colpite dal terremoto dell'anno scorso, che ha appunto interessato l'Italia centrale e soprattutto il comune di Amatrice. Cognolo e le sue farfalle è il titolo dell'evento che si tiene domenica 18 giugno alle ore 15 nella sala consiliare del comune Monferrino. Si parlerà di farfalle, data la grande varietà e l'alto numero di insetti presenti nell'area. Sono state infatti censite ben 35 specie diurne in questa zona del Monferrato. Poi, conclusa la chiacchierata, intorno alle ore 15:45 i partecipanti all'iniziativa saranno guidati attraverso i sentieri che scendono verso il Po, attraverso campi coltivati, pioppeti e macchie boscose. Si consiglia ai partecipanti un abbigliamento e calzature comode e magari un binocolo per osservare meglio le farfalle. L'evento è organizzato in collaborazione tra il comune di Cognolo e il Centro di Educazione Ambientale di Villa Paolina di Asti, che è un'oasi del WWF. Al termine ci sarà una merenda per tutti. Sono un sabato e una domenica piuttosto animati quelli di Moncalvo del 17 e del 18 di giugno, perché si tiene in piazza Carlo Alberto la 33esima edizione della Festa delle Cucine Monferrine, con i paesi del circondario che scendono nella grande piazza della città Aleramica a presentare i piatti tipici della tradizione monferrina, accompagnati dai vini della zona. E in entrambe le giornate, sia il sabato nel pomeriggio alla sera e poi domenica per tutto il giorno fino alla sera, ci saranno anche diversi momenti a collaterali, come esposizione di auto d'epoca, il Gran Premio delle Cucine Monferrine e gli sbandieratori e i musici di Moncalvo. Sono presenti le Proloco di Castelletto Merli, Caglianetto, Tonco, Ozzano Monferrato, Serralunga di Crea, Moncalvo naturalmente, Refrancore, Odarengo Piccolo, Quarti di Pontestura, Rive Vercellese e Penango. Domenica 18 giugno, a partire dalle ore 16:45, nei locali dell'Infopoint in piazza Don Bosco ad Occimiano, viene svolta la prima giornata della lingua piemontese del Monferrato. L'iniziativa, che è a cura dell'Associazione Gioventura Piemontesa, vede la presentazione di un libro realizzato da Silvana Berra, che appunto parla della grammatica e della storia e della grafia della lingua piemontese del Basso Monferrato. Seguirà una merenda sinoira. Dopo i saluti del sindaco di Ocimiano Valeria Olivieri, intervengono la stessa autrice Silvana Berra, Robert Novero di Gioventura Piemontesa e Gianfranco Pavesi dell'Università di Pavia. L'entrata all'iniziativa è libera. Un folto pubblico si è riunito al Teatro Verdi di Pontestura per assistere allo spettacolo di fine anno della scuola primaria di Pontestura, che appartiene all'Istituto Comprensivo di Cerrina. Alternandosi sul palcoscenico come abili presentatori e attori, i bambini hanno intrattenuto, divertito e commosso genitori e parenti. E come veri artisti, gli alunni di tutte le classi si sono cimentati in recite, canti e letture a commento di un'appassionante proiezione sulle attività che sono state svolte durante l'intero anno scolastico. E poi la conclusione dello spettacolo si è svolta all'aperto sul bel teatro di Piazza Castello, dove l'arte circense ha adornato sorrisi a tutti i presenti con un augurio di buone vacanze. Il quartiere del Ronzone di Casale Monferrato è in festa. A organizzare la festa del Ronzone è la Proloco Casale in collaborazione con il Circolo Lavoratori Ronzonesi. Il momento culminante è la giornata di domenica 18 giugno, con la vendita di ognolotti crudi a partire dalle ore 10, seguita poi da un'intensa giornata che prevede la celebrazione della Santa Messa da parte del parroco Don Marco Pivetta, il pranzo e numerosi momenti di animazione per tutto il pomeriggio, sino alla cena e poi la serata danzante con la Gold Star Band, che chiuderà appunto l'edizione del 2017.
Nell'ambito della festa del grano che si svolge a Ticinetto Po, domenica 18 maggio alle ore 17 si terrà un'interessante e singolare sfilata di moda. Saranno infatti fatti sfilare i vestiti del ballo delle debuttanti degli ultimi 60 anni nel paese Monferrino. La sagra del grano proseguirà poi nel prossimo fine settimana con una serie di iniziative e soprattutto di serate musicali e di momenti di enogastronomia.